for cooler conditions as we head into the evening. Attenzione! Bring you bought new quality that even Mother Nature can envy. Guarda chi c'è, un nuovo. Proprietario di armi, spero. Aggredisci un pubblico ufficiale? I'm glad. Lo so, tesoro. Che vuoi farci? Niente. Senti, hai voluto fare da solo. E ora devi... Aspetta e guarda. Fidati. Servizio. Che c'è? Non so, ti richiamo.
sei tu! Che c'è per Jane? Non vedo l'ora! Con le carote? Wow, sì! Sembra che hai appena corso una maratona, tutto bene? Anni da mercenario e sudo ancora come un maialino arrosto quando parlo con mia madre. Non può farne a meno, sai, di controllare se non sto marcendo in qualche cassonetto come buona parte dei ragazzi Wells. Inizia davvero a logorarmi. Più le dico che va tutto bene, più mi sembra di mentirle apertamente. Ma da domani questo finirà. Afterlife, arriviamo, baby! L'Afterlife è un nome piuttosto conosciuto. Ah, sì? Alcuni dei lavori più grossi dei clan nomadi sono stati organizzati qui. Non mi sorprende, non c'è posto migliore a Night City per trovare un lavoro. Pronto a perdere la verginità? Andiamo! Una volta questo posto era un obitorio, ci crederesti? Chi l'avrebbe detto? Sì, è vero. Molto prima che nascessimo, quando ancora si seppellivano i morti. Che cazzo era? Voi pagliacci chi sareste? Sono V, e questo è Jackie Wells. Ah, è un nome che dovrei conoscere. Lo conoscerai presto. Siamo qui per vedere Dex. Ehi, Dex. Ho qui due tizi che dicono di conoscerti. Sì? A posto, allora. Dice di dargli due minuti. Magari andate a farvi un drink. Ti ho preceduto, Piero. Mi hanno lasciato il centro balneare della Canta. Ehi. Sedetevi, sono subito da voi. Così tanto il cuore di Night City. È una dimostrazione. Che pulsa. Lo senti? Per vedere chi è qui. Quanto valeva che il vecchio Arasaka è intrattenuto nel guaio, volando il suo cielo di cestino. Non entrano mica in guerra con una libera volta. L'avevamo sganciato in testa. Ma ci pensi? Susan Forrest, Boa Boa, forse persino Morgan Blackhand. Si sono seduti tutti su questo. Sembra che tocchi a noi. Vedi quella tizia attempata? Quella è Rogue, la migliore fixer di Night City. Pensavo fosse Dex il migliore. Rogue organizzava già lavori quando Dex se la faceva ancora nel pannolino. È lei che comanda qui. Che vi porto? Sono a posto, grazie. Sul serio? Festeggiamo, dai! Offro io! Cingada madre, ok, come ti pare? Un tequila old fashion con un po' di cerveza e guarnizione di peperoncino. Un Johnny Silverhand in arrivo. Ottima cica. Qualcuno ha fatto i compiti, vedo. I miei li ha mangiati il cane. È una tradizione, i drink prendono il nome dai clienti abituali. Se volessi un drink con il mio nome, cosa dovrei fare? Crepare. In modo fottutamente spettacolare. Meglio sei in missione. Ah, che tradizione fantastica. Suppongo che morire sia il prezzo da pagare per passare alla storia. Prima bisogna vivere da leggenda, eh? La morte
è solo il gesto finale. Ah, comunque io sono Jackie Wells. Vuoi scriverti il mio drink? Sì, come no. Uno shot di vodka con ghiaccio, succo di lime, ginger ale e, cosa più importante, un pizzico di amore. Me lo ricorderò. Dicono siate le nuove scoperte di Dex. Solo affari, niente di che. Il signor Deshawn è pronto a ricevervi. Vorrei tanto stare qui a spassarmela. Grazie. Abbiamo una riunione importante. Da questa parte. Leni. Pure io, no, non qui, sul ring. Conosci qualche arte marziale esotica, Kenpo, ninjutsu? Credi che potresti affrontarmi e stendermi? Qui da me. Che testa. Che fai? Devi pisciare? Che testa di cazzo. Esatto, Excelsior. Eddie in contanti, come al solito. Devo andare. Bene, bene, Mr. V. Tutta la famiglia riunita! Ah, finalmente! È la prima volta nel mondo reale. E il Flathead? Vediamo un po' questa carognetta. Ok, allora. Riposate pure le chiappe. Bella cabina. È insonorizzata? Jackie. Nessun problema. Il signor Wells ha ragione. Parleremo di cose molto delicate. Ma se per voi va bene, vorrei iniziare con una domanda per Mr. V. Evelyn Parker. Com'è andata? Piuttosto bene, direi. Abbiamo fatto un giro del Compaq Plaza, dell'interno, con quella B di grezza che ha girato. Bug mi ha già raccontato. Quindi conosci il bersaglio? Yorinobu Arasaka, il figlio dell'imperatore e suo ipotetico erede. L'uomo con un nome da milioni di Eddie e nessun talento a supportarlo. L'amichetto speciale di Evelyn Parker. Quindi voleva solo conoscerti o c'era qualcos'altro? Quella Parker, non so, mi è sembrata un po' ambigua, non mi convince. Una sera sorseggia a Sham Paradise con Yorinobu, quella dopo chiacchiera con i clienti abituali dell'Izzy's. Le due cose non tornano. Ha colpito anche me. Stai dicendo che se facciamo 2 più 2 otteniamo 5? Allora ci manca una parte dell'equazione, ovvio. È per questo che avete un fixer. Se qualcuno cerca di fottervi, deve prima fottere i 130 kg di Dex Deshawn. C'è qualcos'altro? Credo che volesse solo vedermi di persona. Voleva vederti di persona, eh? Perché non parliamo del piano? Cos'hai per noi, Dex? Questo. Ok, diamo un'occhiata. Io e Dex abbiamo già discusso dei dettagli. L'operazione dovrebbe essere una passeggiata. Spiegati meglio, voglio sapere tutto. Un mezzo della main vi scaricherà all'ingresso principale del Compaq Plaza. Entrerete tranquilli grazie alle vostre false identità. Poi, con l'aiuto di Bug, penetrerete nella sottorete dell'hotel. Il mio e quello del Flathead. Infine, vi infiltrerete nell'attico di Yorinobu e ruberete il relic. Inutile dire che dovrete fare tutto furtivamente, senza uccidere nessuno, se possibile. T-Bug sarà sempre in contatto con voi. Ora fate pure le vostre domande. Come entriamo nell'attico? Yorinobu ha poche guardie. Il difficile sarà la sicurezza dell'appartamento.
Per disattivarla dovrete neutralizzare il residente del Compechi, un Netrunner d'elite che monitora la sottorete 24 ore su 24. Il problema è che non c'è modo di accedere alla sua stanza dall'esterno. Aspetta, vuoi che entriamo in una stanza in cui non si può entrare? Fidatevi quando vi dico che T-Bug ha già risolto ogni vostra possibile obiezione. Ed è qui che entra in gioco il Flathead. Dovrete attivarlo nei condotti di ventilazione, guidarlo fino al residente e costringerlo a prendersi una pausa. Il Flathead resterà lì, connesso al residente, ma grazie a lui potrò accogliervi nell'attico con un bel tappeto rosso. C'è altro? Queste nuove identità, qual è la nostra copertura? Salve, Ramon Victorino. E tu sei Harry Conwell. Ramon? Ok. Per cosa dobbiamo dire che siamo lì? I soliti affari, vendita di armi corporative. Se qualcuno ve lo chiede, siete lì per un incontro con il rappresentante della difesa dell'Arasaka, Hajime Taki. C'è altro? Il trasporto è un Delamain. La migliore compagnia di taxi di tutta Night City. Nada mal. DeShawn lavora soltanto con il meglio. E Delamain non è da meno. A che servono taxisti inquietanti e impiccioni quando puoi avere un'IA perfetta che ti porta dal punto A al punto B con stile? È un mistero come ottenga ogni anno la licenza per lavorare. Se tutto va come previsto, Delamain vi riporterà qui. Se le cose si mettono male, vi porterà al rifugio. Chi sarebbe? Il Notel Motel. Tranquillo, non fanno domande. Da lì penseremo alle mosse successive, ma sono sicuro che non sarà necessario. C'è altro? Ok, credo di sapere tutto. Perfetto. Io ne ho una. Quando arriviamo al motivo per cui siamo tutti qui? La fetta per i nuovi arrivati è sempre la stessa e non negoziabile. 30%. Fratello, il 30? Ogni parte di questa operazione comporta dei rischi. Questo è il valore che ho stabilito per voi. E dai, Dex, non è un po' poco? Aspetta, amico. Chi ha preso il Flathead? Chi ha trovato le informazioni sulla Braindance? Ed entreremo noi in un hotel pieno di uomini della Arasaka a rubare il giocattolo al figlio del capo. Siamo noi questo lavoro. E chi vi fornisce il trasporto, una Netrunner esperta, un piano e delle informazioni a prova di bomba? Sicuro di voler fare questo discorso? Già che hai ragione, Dex. Ci spetta più del 30%. Meritiamo di più. Bene, 35% è la mia ultima offerta. Mi sta bene. Affare fatto. Era da un po' che non discutevo di soldi. È quasi divertente. Ultima cosa. Il Compechi non ammette armi, barriere di sicurezza, eccetera. Quindi lascerete le vostre sputapiombo in macchina e porterete dentro il Flathead nella sua valigetta. Vi ho procurato dei completi adatti alla vostra copertura. Ah, fico! Grazie a te. Non per fare l'ansioso, ma quando vedremo i nostri eti? Tutto dipende da come Miss Parker farà la sua parte, ma direi una settimana o due al massimo. E nell'attesa noi che facciamo? Ci giriamo i pollici? Starete tranquilli e terrete un basso profilo. L'Arasaka ci terrà d'occhio. Ora, come diceva quel tizio greco, la vita è un banchetto. Non alzatevi né assetati né ubriachi. La vostra carrozza vi attende fuori. Vado anch'io. Devo preparare i collegamenti per tenermi in contatto con voi. Se vi serve altro, ora o mai più. Grazie dell'aiuto al covo degli scava. Qualche avvoltoio in meno in città. Meglio così. Il sindaco dovrebbe ringraziarci, cazzo. Tu e Dex vi conoscete da tanto? Perché? Beh, sai, la gente dice di tutto. Tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non un fatto. Marco Aurelio, credo. Tu, Dex e la filosofia. Non mi stupisce che andiate tanto d'accordo. Il piano. Che ne pensi? Spero basti a comprarmi una lussuosa villa a Creta, da cui non mi connetterò mai più al cyberspazio. Promesso che mi mandi una cartolina? Senza offesa, ma mi brucerò tutti i ponti alle spalle. Inizierò una nuova vita.
tutto ok. Mettiamoci al lavoro. Allora sei pronto a iniziare o no? Andiamo, non ha senso aspettare. Saremo ricchi, Winnie. Benvenuti a bordo di questo servizio della Main. Con della Main, i vostri problemi restano fuori. Porca puttana. Lo spero bene, cazzo. Non vedo motivo di usare simili imprecazioni. Ah, sì? E quella volta che volevo assumervi per l'addio al celibato di mio cugino? Sfortunatamente, non accettiamo simili contratti. Per 3 mesi avevo messo da parte i soldi. Ah, è acqua passata ormai. Metti in moto, Del. Prima di iniziare il nostro viaggio, devo verificare le identità di tutti i clienti. Prego, connettere i vostri link personali. Grazie. Pacchetto Excelsior attivato. Excelsior? Oh, di bene in meglio. Excelsior. Il pacchetto Excelsior è studiato per la nostra clientela premium. La qualità si paga, sai? Guarda. Nella Main attiva la modalità combattimento. Chiedo scusa, ma non sembra che siate in immediato pericolo. Vabbè. Fidati, se ci sarà bisogno abbatterà un esercito di ninja dell'Arasaka. Questa modalità di combattimento è legale? Ma certo, lo dice il secondo emendamento. Mentre siete a bordo è vostro diritto usarmi per difendervi. Che altro include l'Excelsior? Copertura sanitaria completa, compresa la gestione e lo smaltimento dei resti del cliente in caso di morte a bordo. Merda! Che cosa tetra. Dex non va da spese, eh? Almeno sappiamo dove va a finire il suo 65%, eh? Excelsior. È così che si entra tra i pezzi grossi. Non emozionarti troppo. Non siamo ancora entrati, per ora. Non lo so, Jack. Mi sembra che tu stia perdendo la tua stretta d'acciaio. Ah, a me sembra che sia tu ad avere un problema. Voglio che tu ti concentri sull'operazione. Abbiamo un lavoro da fare. Non sono mai stato più concentrato in tutta la mia cazzo di vita. Siamo vicini alla destinazione. Lascia che ti spieghi una cosa, V. Ho trascorso tutta la vita in questa merda che ci circonda. E non intendo tornarci. Ehi, come vanno le cose? Lisce come carta vetrata. Presto, arriveremo all'hotel. Sentite, imposto una linea diretta e criptata per guidarvi nel compagni. V, prova a chiamare Jackie. Vediamo se siamo sincronizzati. E? Ho delle interferenze. Di qualcosa, Bug. I più grandi crimini non sono frutto di necessità, bensì di un desiderio d'eccesso. Come, scusa? Aristotele. Quindi mi ricevi, giusto? Sì, ti ricevo. A differenza dei concetti del tuo amico greco. Comunque era interessante. Pensaci un po'. Prova a capire. E tu, V? Ti sento forte e chiaro. Perfetto. Ok, sembra che funzioni tutto. Sarà meglio. Resto in contatto. Grazie per aver scelto i servizi della Main e buona fortuna. Attenderò qui il vostro ritorno. Finalmente ci siamo. Quasi dimenticavo, niente ferro, eh? D'accordo, Harry. Andiamo. Questa è N54 News con una notizia flash. Aspetta, prendo il flathead. Siamo all'hotel, Bug. Ricorda, la prenotazione è a tuo nome, Ramon.
Siete lì per vedere Hajime Taki, Dipartimento Tecnologie Belliche. Benvenuti al Compagni Plaza. Tranquilla, ci pensiamo noi. Benvenuti al Compagni Plaza. Prego, entrate in fila indiana. D'accordo, Holm. Ah, signore. Aspetta, c'è qualcosa. Vi dispiace spiegarci perché state introducendo equipaggiamento militare nel Compagni Plaza? Siamo mercanti d'armi. Mi scusi? Ah, è qui per vedere Taki-san. Dico bene? La prego, accetti le mie scuse per il disturbo. Ci vorrà solo un momento, signore. Prego. Yokuso. Salve e benvenuti al Compagni Plaza. Vorremmo fare il check-in. Certo, solo un momento, prego. La prenotazione è a nome di... Victorino. Camera doppia, 2 adulti, 1 notte, giusto? Sì, è giusto. Perfetto. Avverto immediatamente Taki-san del vostro arrivo. Merda, questo non era previsto. Di qualcosa, vi fermala. Non sarà necessario. Prima ci diamo una rinfrescata, poi lo avvertiamo noi. Ma Taki-san vi sta aspettando, no? Signorita, lo sa da quanto stiamo viaggiando? Sono 18 ore da Nuova Barcellona. Con un ritardo a metà key perché un cyber psicopatico si è fatto saltare in aria nel terminal. Ah, un incubo. Oh, certo, capisco. Siete nella suite Lapislazzuli, al 42esimo piano. Oh, un'ultima formalità. Per favore, convalidate il vostro chip SID. Prego, tutto tuo, Harry. Sembra tutto a posto. Vi auguriamo un piacevole soggiorno. Grazie. Meglio andare. Nuova Barcellona, ma dai. Si chiama improvvisazione. Dovresti provarci. Che ne dici, Harry? Caratteristico, accogliente. Non come l'hotel di quella convention di Zurigo. Non fare il pagliaccio, la Jack. La unica. Che c'è? Come hai fatto? Prendo la cosa sul serio. La più costosa del mondo. Non l'ho seduto. L'ho rapito. Appena dopo il suo buon assenso. Quelle tipe. Sai, non lo so. Bar non sembra male. Benvenuti al Compagni Plaza. Durante la settimana non accettiamo prenotazioni, quindi si sieda pure al tavolo che vuole. O se preferisce, ci sono gli sgabelli al bancone. Potrei portarci Misty qualche volta, quando avremo concluso l'operazione. Certo, perché no? Ora controlliamo la stanza. Siamo perfetti o no? Come sto? Non credevo che l'avrei detto, ma non sei niente male davvero. Sì, sto bene con tutto. Помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Bene, ci siamo, lapis. Siamo nella stanza. Molto chic. Peccato che non ci fermiamo a dormire. Ottima scelta, Bug. Non l'ho scelta perché è chic. È la migliore per raggiungere il residente e i server. Sì, sì, mi ricordo. Ora accendete il flathead e trovate l'accesso al condotto. Sembra abbastanza semplice. A volte la semplicità è difficile da padroneggiare.
Aurelio, Aristotele. Di chi è questa? Della sottoscritta. Questa è mia. Dov'è il condotto? Attiva lo scanner, guarda in giro. Eccolo. Bene. Jack, il flathead è a posto? Tutto pronto. Sistemi operativi carica al 100. Merda, lo stronzetto è bloccato. Avete intenzione di stare lì a guardarlo? Bisogna passare al controllo manuale. V, usa lo shard di controllo che ha Jackie. Colleghiamo i tuoi Kiroshi alla sorveglianza, così puoi guidare il bot. Tieni. Ok. Ti sto connettendo alla visuale delle telecamere. Potrebbe disorientarti un po', non agitarti. Ok, ho una buona visuale. Non si può chiudere la gente fuori di casa. Portalo al prossimo condotto. L'Arasaka coprirà tutti i costi e le sanzioni stabilite. Non è una questione di soldi. Siamo sotto elezioni. Che figura ci faccio? Inizieranno a dire che ho perso il controllo di Watson, del distretto da cui vengo. Una settimana è tutto quello che possiamo promettervi. Ci proveremo. È tutto quello che posso promettervi. Flathead è connesso. Ti collego alla prossima telecamera. Cosa ti fa pensare che fosse per te? Perché era indirizzata alla gentile cameriera che l'ha trovato. Bug, diceva, ho un problema. Scusa per il casino. Che succede? C'era sangue ovunque. Una cameriera. Ha lasciato una mancia. Devi distrarla. Vediamo cosa c'è nella sottorete. Ok, ci penso io. Che mi dici della TV? Chi? Ti dico, continua a cercare. Lo sai. Bell'aspetto. L'oloproiettore, forse? Con un'aria no. Negli occhi. Alloggia nell'attico. Intendi Yorinobu Arasaka? Il terrarium ha un pannello di controllo. Ne dubito. Indosserà anche completi costosi, ma è un biker nell'aria. Il terrarium ha un comando di temperatura e qualità dell'aria. Sì, ottimo. Lo piazzaci il flathead. Fino a sfinirlo. Tesoro, pensa solo a pulire quel vetro, ok? Stai lasciando aloni ovunque. Bug, ha funzionato. Cristo santo, non hai ancora visto idea di quanto costino quei cosi. Proseguite, non c'è tempo per i complimenti. Ok. Il residente è dietro la porta. Falla aprire il bot. Pare che abbia dei problemi. Cazzo. Deve esserci un altro modo. Fammi pensare. C'è un'altra telecamera dall'altra parte, ma è disattivata. Vuoi che la attivi? Sì, cerca una porta CCTV. Ecco la porta. Ok, collega il flathead. Ok, ci siamo.
Ora passa all'altra telecamera. Ecco il residente. Come previsto. Comunque è strano che l'hotel abbia un solo net runner. Uno bravo vale quanto 10 quartier normali. Cosa facciamo adesso? Lo neutralizziamo. Collegati a lui con il flathead. Lo friggo con un demone. È gergo, non farci caso. Il residente non se ne accorgerà. Devi collegarti direttamente alla sua sedia. A quel punto non avrà più scampo. Potrebbe entrare un carro armato che non si accorgerebbe di nulla. Dorme della grossa. Ma prima devi portare lì il flathead. Il dotto dovrebbe collegare le distanze. Ora passa all'altra telecamera. Forse so come entrare. Mandali il flathead e poi passa alla seconda telecamera. Connetti il flathead alla sedia, B. Ted resta qui. A tenere d'occhio il residente, sì. Mi collego alla rete principale del Compechi. Tu slogati. Sì, è così che si fa. Come ti senti? Bene, un po' stordito tutto qui. Bug, come andiamo col tempo? Ci sei, Bug? Sì, sono qui. Ascoltate, l'ICE è più tosto di quanto pensassi. Violarlo richiederà un paio d'ore. Un paio d'ore? Non puoi fare più veloce. Vuoi che mi frigga il cervello? Siediti e goditi la tua raffinata suite. Grazie, lo farò. V, rilassati, ok? Riposati un po'. Perché ha rinunciato a tutto? Ah, chi ha rinunciato a cosa? Yorinobu Arasaka. Alla bella vita, intendo. È storia vecchia, lo so. Stavo solo riflettendo. Pensaci un attimo. Hai tutto, giusto? Eddie, educazione. Tuo padre può schioccare le dita e ridurre mezzo pianeta in una cazzo di distesa nucleare. E invece tu decidi che... Nah, al diavolo! E che cosa fai? Crei una cazzo di gang, gli Steel Dragons o una cosa così. Sparisci dalla tua famiglia, ti ricopri di vera pelle e giochi a fare il capobanda per qualche anno. Ma per cosa? Tu hai fatto lo stesso, no? Ti sei unito ai Valentinos, hai sputato piombo e te ne sei andato. Ehi, non è la stessa cosa. Heywood non è un cazzo di palazzo in Giappone. Io non avevo scelta. E ho pagato un prezzo per questo, ricordi? 3 proiettili nel petto. Me ne sento ancora uno nel polmone sinistro. Non mettermi allo stesso livello di quel figlio di puttana. Fottuto turista. Turista o no, è appena entrato nell'atrio. E rieccoci in pista. Sicurezza dell'attico fuori uso. Perfetto. Diamo inizio alle danze. Ehi, Bug. Sei... Stai in contatto per tutto il tempo? Da 3 ore e mezza. A proposito di quella scopa nel culo. Quella nel mio, dici? Sì, era solo un lapsus, sai. Lo so. Ora potrei farti perdonare. Silenzio imbarazzante. Vuoi sentirne una bella? Ad
adesso, sul serio. Ok. Sai perché Johnny ha cacciato la donna delle pulizie? Perché si rubava l'argenteria. Cristo santo. Ah, non è male essere l'erede dell'impero Arasaka. Di certo è meglio che essere il figlio di Rahul Wells. Ragazzi, concentratevi, la cassaforte. E fate in fretta. Perché? Che fretta c'è? Il segnale di Yorinobu è sparito. Cos'è, un cazzo di mago? Sarà una zona senza campo, ma tornerà. Voi pensate a fare il vostro lavoro. Lei, sotto la base, cerca un interruttore. Adesso. Collega il tuo link e rendici ricchi. Ok. Tocca a te, Bug. Dammi due secondi. Abbiamo ospiti volanti, Bug. Non so chi sia, ma lo staff è in subbuglio. Sono tutti e 200 sul Kivala. Non mi piace per niente. Quanto manca, te? Merda, Yorinobu viene verso l'attico. Fanculo! Apri la cassaforte! Ci sono quasi. Fatto. Ottimo. Do un'occhiata. Il relic è intatto. Integrità Bioshard 100%. Direi di sì. Bene, andiamo. Yorinobu sta entrando. Nascondetevi. Dove? La colonna più grossa. Ehi, scherzi? No, dentro, subito. Siamo dentro. Il che non risolve il problema, T. Lo so che il nostro problema è ancora lì. Dammi un secondo, ok? Impossibile, quello è Adam Smash. La guardia. Peggio! È una leggenda di Night City. Un gran figlio di puttana. Che facciamo? Aspettiamo. Sono arrivati. Arrivano dalla piattaforma d'atterraggio. Di chi cazzo parlano? Bug, chi sta arrivando? Non è possibile. Non sta succedendo davvero. Saburo Arasaka. L'imperatore. Un'altra cazzo di leggenda. Shh. Dubito che qui sia insonorizzato. Kubi o tsukkomanai de kure tte yutta daro. Oh, cazzo. Shh. Hazushite kure. Arasaka-sama. まだボディチェックが終わっていません。私の息子だ。例のものをお返ししましょうか。私がやる。言ってくれ。C'è mancato poco. Troppo poco. Se ci avesse trovati. Ma non l'ha fatto. Ora smettila. Incredibile, cazzo! Saburo Arasaka! Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somosomo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. Anta no mondaiten wa soko da. Sekai wa jibun chushin ni mawatteru to omotteru. Gōman da yo. Yorinobu. どうしてここへ。直々に俺に屈辱を合わせ、立場を思い知らせるためにか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。
自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来、俺たち、なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。 そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。 この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。 Fuori di qui, subito! Un secondo! Non ce l'abbiamo un secondo! Cazzo! Ok, ho qualcosa. Dalla finestra. Porca puttana, Sapura Arasaka è morto. Apro la serratura. Strano persino a dirlo. Dovreste vedere una scala. Scala... Oh, merda. No, non adesso. Bug! Oh, Cristo santissimo! Abbiamo perso te! Cazzo! Siamo dei pezzi grossi! Contento, Jackie?
guardare giù. Sì! Siamo in alto! Merda! È il trauma! Se sono qui per Saburo, sono un po' in ritardo! Speriamo solo che non ci veda! Integrità biochip al 94%! E continua a scendere, carajo! Chiama la Parker, vi! Per dirle che il contenitore è rotto! Fallo e basta! Vi, il Compeghi è su tutti i notiziari. Che cazzo sta succedendo? Abbiamo un problema. Il criocontenitore è danneggiato. L'integrità del biochip è al... Jackie? 86%! 86%! È in calo! Merda! Ok, ascolta. C'è solo una cosa che potete fare. Uno di voi due deve inserire il relic nella sua porta neurale. Che cazzo stai dicendo? Il relic non può essere isolato. Deve restare in un ambiente sicuro. Beh, qualcuno dovrà farlo. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Jackie, stai bene? Non lo so, credo. Non sento niente. Quando tornate, estraiamo le reliche per una scansione completa del cervello. Ma prima voi due dovete andarvene da lì, cazzo. Ci stiamo provando! Arriviamo fra 2 minuti! Fatti trovare pronto, ok? Certamente, signor Wells. Sarà meglio, cazzo. Dobbiamo in qualche modo raggiungere la lobby. L'unico modo è passare dal garage. E ci conviene fare in fretta. Ora sì. Bene, andiamocene da qui. È stato evacuato. Piccoli passi. Che cazzo sta succedendo in guardia? Niente di buono, direi.
Siamo esposti!
contatto col nemico. Attacco! Andiamo! Via, via, via! Forza, pezzo di merda! Fatti sotto! Colpo confermato!
nemico! Uno shard autorizzato della sicurezza! Dell'ascensore! Che aspetti? Perquisiscilo! Cosa? Saburo Arasaka. 150 anni. E di tutti i cazzo di giorni, proprio oggi. È una divina commedia di merda. Ti sembra divertente? Sì, lo è. Ti sei fottuto il fegato? Me la sono cercata. Ma tranquillo, Vi. Ne usciremo vivi. E perché? Perché lo dici tu? Prendetela con me. Hai visto com'è andata? Thank you.
Ascensore! Dai, Vi! Muoviti! Dove cazzo è l'ascensore? Sto perdendo sangue. Metterò sulla tua tomba quando avrò finito. Fuoco! Ti consiglio di salire in fretta a bordo del veicolo. È ferito! In schiaccia! Bentornati. Con della May dei vostri problemi. I problemi li avremo se non ti dai una mossa! Niente male. Opinione del cliente registrata. Com'è il nostro mezzo? In ottime condizioni. Purtroppo però siamo inseguiti. Della May! Carica di combattimento attivata. Mantenete la calma. La calma! Posto di blocco in vista. Cazzo! Penso io! Ah,
Ottimo lavoro, Ter. Ce l'abbiamo fatta, Jackie! Ci siamo riusciti! Mi sa di sì. Il mio sistema rileva che le condizioni del signor Wells sono critiche. Portaci da un bisturi, presto! Sono desolato, ma non è possibile. Il nostro itinerario è stato preimpostato e pagato in anticipo. Non sono autorizzato a modificare. Fanculo l'autorizzazione! Fa quello che ti dico! È tutto ok. Io resisto. Le suggerisco di mantenere il signor Wells cosciente. Ora ci ingaggeranno per i lavori migliori. Mi senti, Jack? Sarai ricco, amico. Me lo sento. No, Jackie, saremo ricchi! Tutti e due! Il mio Jim. Tienilo stretto per me. È deceduto. Dove devo portare le sue spoglie? Qualcosa. Il pacchetto Excelsior comprende lo smaltimento gratuito dei resti dei passeggeri. Mi serve solo una destinazione. Un secondo. Dammi solo un secondo, ok? Spoglie del signor Wells, dove devo portarle? Vic Vector si occuperà di lui. La sua famiglia non dovrebbe vederlo così. Certo, ricevuto. Il signor Deshawn l'aspetta nella stanza 204. Ci vediamo tra i pezzi grossi, Jack. Guardare mentre l'impero che aveva distrutto.